Chicago da tutta l'America, perché questa è l'unica cosa che i piloti attendono per tutto l'anno. Chiunque vinca la sfida di oggi si guadagnerà il diritto di partecipare alle gare più importanti della Battle Machine. Se sei uno street racer, la Battle Machine è il posto giusto per dare prova di essere il migliore. Chi può dirlo? Un giorno uno di questi piloti potrebbe diventare il prossimo re della strada. Mi spiego? Ok, è ora di partire, gente, forza! Oh sì, è di questo che parlo! Ryan Cooper con il suo acceleratore ha dominato le strade per anni, solo la parte sbagliata della legge, vi spiego? Quella è la cosa che sembra di stile o calcagna, è sempre al limite! Finali avranno inizio tra pochissimo, ma prima per voi l'avete vista nei DVD e sulle copertine delle riviste, parlando seriamente tutti gli street racer ucciderebbero per la sua corona. Per essere venuto qui alla Battle Machine oggi, sono tutti entusiasti nella tua presenza.
Sai, anch'io ho gareggiato un bel po' in strada, fino a quando ho vinto una cosa così. È stato un trampolino per le gare serie. Comunque, è bello tornare a vedere queste garettine. Beh, non so se... S13 verde ha fatto faville oggi. Quel tipo è decisamente uno dei favoriti della Battle Machine. Sono perplesso riguardo a questo Cooper. Non ce l'avrebbe mai fatto un tempo. Devono aver abbassato gli standard quest'anno. Ehi, non mi schiererò dalla parte di Cooper. Direi che la sua performance parla per lui. Ok, sembra che i ragazzi siano pronti. Ardono tutti dal desiderio di vincere. Questa è la grande occasione. Il vincitore guadagnerà un invito alle più importanti gare della Battle Machine. Quindi forza Chicago, fate un po' di rumore! Forza, non odiate il giocatore.
signori, odiate il gioco. Cooper, andrai alla Battle Machine, amico, ce l'hai fatta. Forza, gente, vado un po' di chiasso per lui. Ben fatto, Coop! Ok, benvenuti alla Battle Machine, questo è il vostro primo weekend di sfide. Le sfide sono un autentico test per le vostre abilità, non c'è bisogno che vi portiate l'auto, ci pensa la Battle Machine a quelle, solo non chiedete dove l'hanno rimediate, ok? Comunque, per essere equi, sono state tutte elaborate a mano nello stesso modo. Le auto sono pronte, dovrete solo guidare. Se ti schianti, le riparazioni non sono a carico tuo, ci penseranno i meccanici della Battle Machine. Oh, e lasciatemi ricordare che oggi gareggerà anche Ryan Cooper alla sua prima corsa legale di una certa importanza. Il ragazzo è incredibile, ha corso sulle strade per diverso tempo e ha dominato una qualificazione da Battle Machine. Da quanto ho visto in quella gara è facile attendersi da lui grandi... Ok, ci sono mille tipi di gare di aderenza, ma in generale si tratta di essere l'auto più veloce in pista. Bene, così i nuovi arrivati si stanno abituando alle caratteristiche della Battle Machine. Solo perché sono nuovi, questo non vuol dire che siano nuovi al mondo delle corse. So che alcuni di loro sono molto esperti di gare notturne. La situazione si scalderà presto, quindi preparatevi. Ehi, come mi sentite là fuori? Mi sentite bene?
Le sfide di accelerazione si basano interamente sui tempi migliori. I tornei consistono in vari round sul tracciato. Sì, tenete d'occhio Yoshi Suzuki là fuori, è la punta di diamante del team Touge Union. Ho sentito che Yoshi ha finalmente risolto i problemi legali che aveva in quel di Tokyo, quindi è di nuovo al volante. Oggi sarà davvero un osso duro. Bene, passami un fazzoletto, un tovagliolo di carta, dammi una mano insomma. Thank you.
Che ve ne pare? Sembra quasi avremo gli Apex Glide al completo. Non credo che servano presentazioni, dato che hanno vinto qualunque gara alla quale abbiano partecipato. E ci sarà da divertirsi oggi. Ok, c'è ancora molto altro in programma. Che ti serve? Sono impegnato. Sì, ok, dammi un secondo. Allora, dicevamo, togliti di mezzo, amico, sto cercando di lavorare. Ci sta dentro, ma riuscirei a non schiantarti? Qui guardate un po', quello è Ryan Cooper. Eh beh, pare proprio che farà sul serio, perché ha una S13 da spavento. No, seriamente, gente, quante multe pensate che si sia portato a casa questo tipo? Devo ammetterlo, però, circola comunque tutti i giorni in strada. Rispetto, socio! Aspettate un attimo, conosco quella Chevelle, è Bradley Hunter degli After Mix. Devo farmi raccontare cosa è successo a Bradley, perché ho sentito che gli avevano confiscato il veicolo. E chiaramente non è questo il caso, quindi attenti a quel tipo in pista, ci saranno scintille, garantito. A parte quello, non siamo... Scusate. Yeah.
che ve ne pare, sembra che oggi avremo gli Apex Glide al completo. Non credo che servano presentazioni, dato che hanno vinto qualunque gara alla quale abbiano partecipato. E ci sarà da divertirsi oggi. Segnatevelo da qualche parte, gente. Il prossimo evento sarà... un attimo. Quando è... Abbiamo visto degli scontri da paura finora, amici. Questi piloti ce la mettono tutta. Devo menzionare Ryan Cooper, tra l'altro, che ha affinato molto la sua tecnica e si è portato a casa un bel po' di succose vittorie. Bene! Passami un fazzoletto, un tovagliolo di carta. Dammi una mano, insomma.
Oggi vedremo dei professionisti al volante. Certe stanno per bruciare le gomme sulla linea di partenza. Voglio sentirvi, forza, fate un po' di casino. Seriamente, tutti non fanno altro che parlare di Ryan Cooper questo weekend. Ha guadagnato un bel po' di primi posti finora. Deve essere piacevole portare a casa qualche trofeo invece delle solite multe. Beh, per qualche anno, a dire il vero, non abbiamo... Aspettate un attimo. Non credo... Ok, ci siamo. Sapete, non so chi stia alla console in questo momento, ma so che...
traffico, brutta botta! L'ultima era davvero da sballo. Allora, come vi è sembrata Ryan Cooper questo weekend? Che ne pensate? Da panico, eh? Il tipo si esercitava in strada. È tutto così reale, sta sbancando tutto quello che tocca. È troppo assurdo. Tra poco ne vedremo delle... E aspettate. Pare che torneremo tra 5 minuti, non muovetevi, eh? In caso ve lo stiate domandando, le bancarelle sono ancora aperte, quindi date uno... Dunque, c'è un ragazzo che ha inciso il suo nome su Willow Springs. Mi seguite? Sapete di chi parlo, no? Di Ryo Watanabe. Vi ricordate nel vecchio video degli Apex Slide, quando Ryo aveva 17 anni e sparagliò completamente questa gara? Alcuni dei suoi record sono ancora imbattuti. Ah, eccoli là. Bene, tra poco si riparte. Vedete quello che vedo io? Tutti pronti, c'è Ryan Cooper! Questa gente impazzisce sul quarto di miglia! State portando a sentire per uccidarlo!
sentirvi urlare. Questo fine settimana abbiamo proprio un sacco di auto, quindi saranno i piloti a fare la differenza. Un paio di novellini non dovrebbero avere problemi, perché da anni che gareggiano. Ma qualcosa mi dice che questa è la loro prima gara legale. Thank you.
giusto, prima che mi dimentichi. Beccatevi questo, gente, per i prossimi 10 minuti e per 10 minuti soltanto la splendida Sofia poserà assieme a quattro auto molto famose. Qualcuno là fuori le riconoscerà sicuramente perché so che vi hanno fatto mangiare la polvere. Proprio così, ecco le quattro auto dei re. Sì, i re sono delle leggende nel loro campo. Forza, guardate! Ovviamente potete guardare anche Sofia, eh! Abbiamo visto degli scontri da paura finora, amici. Questi piloti ce la mettono tutta. Devo menzionare Ryan Cooper, tra l'altro, che ha affinato molto la sua tecnica e si è portato a casa un bel po' di succose vittorie. Bene! Passami un fazzoletto, un tovagliolo di carta. Dammi una mano, insomma. Si prega di sgomberare il percorso, si prega. Ok, ho messo le fuori. Ma se il mio pilota preferito prenderà un bello applauso. È ora di correre! We'll be right back.
Amici, non posso che dire vi avevo avvisato, perché avevo capito da tempo cosa stava per succedere. Ryan Cooper è stato incredibile nelle Battle Machine e ha ottenuto un numero sufficiente di risultati per partecipare allo Showdown di Chicago. Che follia, che follia! Che giornata oggi, che giornata! Abbiamo un'auto incredibile, una pista incredibile. Non vorrete perderlo. Yeah.
Questo fine settimana c'è un solo nome sulla bocca di tutti, e quel nome è Ryan Cooper. Il tipo non ha nemmeno avvisato, è arrivato e ha conquistato tutto. Sapete, se continua così andrà senza dubbio a Chicago. Segnatevelo da qualche parte, gente, il prossimo evento sarà... un attimo, quando è prevista la prossima gara, fatevi controllare... Costruisci un'auto, non puoi aspettarti di assemblarne una generica e di riuscire a competere. Gli altri usano auto specifiche per ogni tipo di gara, quindi fare. Come stavo dicendo, no, seriamente, sapete cosa sarebbe figo? Far venire qui Ryo Watanabe. Il ragazzo è venuto qui un fine settimana e ha battuto almeno 10 record sulla pista. L'amico ha un vero talento per il volante, è assurdo. Oggi stiamo assistendo a un bello spettacolo, ma ancora niente di quel calibro. Ok, c'è ancora molto altro in programma. Aspettate, vorrei controllare la pista adesso. Forza gente, se avete un pilota preferito preparatevi a fare un bel applauso per lui. Ok, ci siamo, è ora di correre. Evitando della distrazione agli altri ragazzi. Oh.
vinta la gara. Un salci su per la Abbiamo visto degli scontri da paura finora, amici. I piloti ce la mettono tutta. Devo menzionare Ryan Cooper, tra l'altro, che ha affinato molto la sua tecnica e si è portato a casa un bel po' di succose vittorie. Segnatevelo da qualche parte, gente. Il prossimo evento sarà... un attimo. Quando è prevista la prossima gara? Io e il mio amico stavamo giusto parlando dei più forti. E devo ammettere che ho gli occhi puntati su Ryan Cooper.
Questo fine settimana ha sfoggiato tutta la sua esperienza in gare non proprio legali e si sta facendo valere. Con un po' di pratica darà del filo da torcere agli altri. Scusate, sto cercando di presentare. Bene, bene, ci siamo.
Che ne pensate della sua ultima gara? Mamma che spettacolo! Ma davvero, che ve ne pare di Ryan Cooper? Sta facendo a pezzi gli altri piloti. Cooper, se puoi sentirmi amico, sappi che oggi non ci sono sbirri nel retrovisore. Rallenta, fratello. Tra poco ne vedremo delle... E aspettate. Sarà interessante. I piloti stanno scalando. Andranno veloci come la luce, si può quanto meglio. Ora tutti i piloti. Fine settimana c'è un solo nome sulla bocca di tutti e quel nome è Ryan Cooper. Il tipo non ha nemmeno avvisato, è arrivato e ha conquistato tutto. Sapete, se continua così andrà senza dubbio a Chicago. A parte quello non siamo... Scusate. Scusate. Ok, ora posso continuare. Ehi, ehi, calma gente, calma! Siete proprio scatenati oggi, eh? Lasciate che vi ricordi che c'è la polizia di Portland ai cancelli, in attesa di una scusa per agire. Quindi non dategliene una. Salve agenti! Stiamo per partire con le gare pomeridiane, perciò state allerta. Ehi! Se non volete
correre, gente, è meglio che vi tagliate dalla pista. Via di qua! Avremo un sacco di traffico qui fuori. Thank you.
Devo dirvi che questo weekend promette davvero bene. I piloti lottano proprio con tutte le loro forze. Come? Pensano che ci siano in palio delle auto? Saranno delle sfide emozionanti e gli scontri saranno sempre più competitivi durante il weekend. Ok, chi non lo sapeva, eh? Oh, un secondo. Che vuoi dire? Questo tipo è fuori di testa! È un assassino da street! Non vorrei mai essere in un corridore di protesta! Mai! Io e mio amico stavamo giusto parlando dei più forti. E devo ammettere che ho gli occhi puntati su Ryan Cooper. Questo fine settimana ha sfoggiato tutta la sua esperienza in gare non proprio legali e si sta facendo valere. Con un po' di pratica darà del filo da torcere agli altri. Beh, per qualche anno, a dire il vero, non abbiamo... Aspettate...
adesso sta andando tra... Uno dei veri protagonisti del fine settimana, altri non è che Ryan Cooper. È davvero assurdo. Vince tutto quello che gli capita a tiro. Ma questo è lo stesso tipo che ha fatto la sua ultima gara in strada l'altra notte e oggi sta spopolando nella Battle Machine. A parte quello, non siamo... Scusate. Ecco il mio uomo, Ryan Cooper! Lo stringo un pericolo pubblico, sente come nessuno ci piace. E ha dei riflessi da primato.
sono partiti! Questo è stato un vero weekend Ryan Cooper. Potremmo dare alla Battle Machine il nome di Ryan Cooper, perché no? Tipo Ryan Cooper Battle, non so. Ha vinto praticamente tutte le gare a cui ha partecipato. Fa davvero paura. Ma davvero non pensavo che avessimo così tanti... Mi hanno appena ricordato, Willow Springs è la strada più veloce del West. Capisco cosa vogliono dire, ma insomma, è chiaro che non hanno mai visto i bolidi che sfrecciano sulla A14, non so se mi spiego. Resistete un attimo, tra poco si riparte. A parte quello, non siamo... Scusate. Secondo giro e stiamo aspettando.
questo fine settimana abbiamo proprio un sacco di auto, quindi saranno i piloti a fare la differenza. Un paio di novellini non dovrebbero avere problemi, perché da anni che gareggiano. Ma qualcosa mi dice che questa è la loro prima gara legale. Bene! Passami un fazzoletto, un tovagliolo di carta. Dammi una mano, insomma. Che giornata oggi, che giornata! Abbiamo un'auto incredibile, una pista incredibile. Non vorrete averlo. I ragazzi si stanno facendo massacrare questo fine settimana, gente, ed è Ryan Cooper che li sta castigando. Tutte quelle gare a notte fonda danno i loro frutti. Credo che sia solo l'inizio. Scusate, sto cercando di presentare. Bene, bene, ci siamo.
Guardate, so che molti di voi non stanno più nella pelle là fuori, quindi lasciate che lo... Stavamo giusto parlando dei più forti e devo ammettere che ho gli occhi puntati su Ryan Cooper. Questo fine settimana ha sfoggiato tutta la sua esperienza in gare non proprio legali e si sta facendo valere. Con un po' di pratica darà del filo da torcere agli altri. Segnatevelo da qualche parte, gente. Il prossimo evento sarà... un attimo. Yeah.
trip, non mi fai mai. Abbiamo visto degli scontri da paura finora, amici. Questi piloti ce la mettono tutta. Devo menzionare Ryan Cooper, tra l'altro, che ha affinato molto la sua tecnica e si è portato a casa un bel po' di succose vittorie. Ehi, pa, come mi sentite là fuori? Mi sentite bene? Eccoci qui, gente, primo giro di corsa. Questo è l'ultimo giro.
tutto di potenziale. Devo ammettere che questo è stato un vero weekend Ryan Cooper. Potremmo dare alla Battle Machine il nome di Ryan Cooper, perché no? Tipo Ryan Cooper Battle, non so. Ha vinto praticamente tutte le gare a cui ha partecipato. Fa davvero paura. Ok, c'è ancora molto altro in programma. Che ti serve? Sono impegnato.